CD Opera Magazine. Per queste video recensioni vi presentiamo il gioco finalmente uscito dalla Universal. Stiamo parlando dell'omonimo gioco del film Death Race, con protagonista naturalmente Frankenstein, che dovrà combattere gareggiando con queste auto piene di armi per raggiungere la libertà. All'interno del gioco potremo avere la possibilità di scegliere quale auto utilizzare. Naturalmente ognuna ha un costo differente, che potremo acquistare sia con i nostri crediti che vedete qui in alto a destra, che potremo naturalmente accumulare in gara, sia naturalmente in app purchase. Quello che potremo fare, come vedete, è controllare la nostra auto e verificare qual è il danno delle armi che noi abbiamo, naturalmente la precisione e la velocità. Ma non c'è naturalmente solamente quello, potremo effettuare l'upgrade della nostra auto e come vedete acquistare direttamente con dei crediti le armi primarie e le armi secondarie e naturalmente potenziali. Come vedete, le armi secondarie, la parte dell'armatura dell'auto, come ben sapete chi ha avuto il piacere di vedere il film di Death Race, e questa è una parte importante perché ci aiuta in caso di attacco. L'engine, naturalmente la parte del motore, le sospensioni, le gomme e lo chassis della macchina. Naturalmente all'interno, come il film, c'è sempre un navigatore, ne abbiamo a disposizione 4, anche questi potremo upgradarli e ognuno di questi naturalmente ha un'abilità differente. Andiamo subito a vedere la parte del gameplay, la parte di race. Abbiamo tre differenti mondi, come vedete attualmente non sono abilitati perché non abbiamo completato tutta la parte della storia del primo mondo. E la parte iniziale in tutte le season saranno presenti la parte story, la parte challenge 1 contro 1, la parte leader e la sfida del giorno. Andiamo subito a vedere un versus, potremo scegliere il tipo di difficoltà all'interno di questa gara e naturalmente la vincita è già riportata. Se vinciamo con la parte medium avremo 1000 dollari, invece la parte easy, quindi la più facile, 600. Quindi andiamo a vedere subito il gameplay. Quello che dovremo fare all'inizio naturalmente è effettuare una partenza ad hoc. L'unico tasto importante è quello che avete appena visto. Il combattimento avviene, come vedete, tappando sull'arma primaria, quella a destra, e dovremo colpire naturalmente quanto più possibile la parte rossa indicata, che è la parte debole del veicolo. Come vedete, questa è l'arma secondaria, dovremo naturalmente aspettare ad esempio per i missili di ricaricare. Una cosa importante, quella che non è naturalmente rispecchia il film, è il fatto di dover passare su degli scudi o delle armi direttamente a terra. Nel gioco non dovremo solamente naturalmente tentare a distruggere il nostro nemico, ma dovremo anche difenderci. Come vedete, questa volta è andata abbastanza bene. Il gioco è ben fatto su alcuni aspetti, altre volte abbiamo problemi nelle texture. Sicuramente è un gioco che ci aspettavamo un bel po' di tempo fa, vista l'uscita del noto e famoso film, ma è un ottimo passatempo per rivivere la storia di Frankenstein e tutti i protagonisti del noto Death Race. Per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti!